piace quella collana. Davvero? Sì, non l'avevi mai vista? No. Me l'aveva regalata mia madre. Sai, quando ero ancora bambina, credo. In seconda elementare. La maestra mi disse che le farfalle non vivono a lungo, vivono un mese o giù di lì. Rimasi sconvolta. Quando tornai a casa lo dissi a mia madre, che rispose: sì, però sai, hanno una vita bella, anzi, hanno una vita molto, molto bella, quindi... E questo mi fa pensare alla vita di mia madre e a quella di mia sorella e... Oh. E in una certa qual misura anche alla mia. Tu ci sarai ancora per molto, mamma. Certo, certo. Ci sono delle cose che voglio fare. Voglio prendere un anno sabbatico con tuo padre, ma non credo che succederà. Voglio veder nascere il bambino di Anna e voglio vedere Tom che prende la laurea. Ci riuscirai. E mi piacerebbe vederti andare al college. Tu... Non per studiare legge o medicina, figurati, ma arte drammatica. Così se la carriera di attrice non va avanti, potrai insegnare, tenere dei corsi. Avresti una sorta di piano di riserva. Già. Non voglio un piano di riserva. Io, vedi, voglio fare quello che sto facendo. Voglio tentare e non combinerò niente se non credo in me stessa. Io credo in te, Lydia, davvero. Io credo in te. Solo che, vedi, la vita è dura. La vita è più dura di quanto tu non creda. E... ecco, vorrei che tu trovassi una qualche sicurezza prima che me ne vada. Mamma, accidenti, cerca... cioè, non devi... Non puoi farti forte di questa tua situazione per costringermi a fare tutto perché quello no, che vorresti. Perché non facessi. Posso? Perché non è leale. Non sono tenuta a essere leale. Sono tua madre. È vero o no? Certo.